Io ho rappresentato l'esigenza di un coordinamento, una esigenza di fare in fretta e di comunicare dati ufficiali ai sindaci, perché adesso non esistono i lavori, l'impegno che va riconosciuto da parte mia, un grazie particolare a tutto quello che si sta muovendo, l'Italia, ho definito l'Italia per bene, i Vigili del Fuoco, l'ARPAC, anche se ho mosso delle critiche, che stamattina per 3 ore non sono riuscito a parlare con nessuno dell'ARPAC, ma ho la certezza che è difficile parlarci, perché ho chiesto dati certi all'ARPAC. Dobbiamo cambiare il modo di esserci, ripetere sempre la stessa litania non va bene. Dovevano comunicare i dati ai comuni, perché i comuni possano poi prendere i provvedimenti su dati scientifici. Ma i tempi sono divisi, tempi dell'emergenza numero uno ed un'emergenza numero due. La numero uno mi auguro che possa chiudersi nei prossimi giorni. La numero due, quella sulla olivicoltura, sulla zootecnia, credo che c'è un tempo lungo, più lungo, medio lungo, detto dall'ARPAC. Ci auguriamo che arrivino quanto prima i dati certi e soprattutto definitivi, in modo che i sindaci potranno assumere le dovute decisioni e ordinanze. Ma noi come massima autorità sanitaria non possiamo aspettare l'ARPAC da 3 giorni, il problema è adesso. Ci sono, come dicevi il sindaco di Postiglione, delle feste in piazza, stasera, domani, dopodomani. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo bloccare tutto, dobbiamo bloccare tutte le attività dei nostri comuni. Io dopodomani ho una festa in piazza a Borgo Cariglia, che devo fare? Posso mai dire a queste persone che hanno investito soldi, rinviamo la festa? Io credo che con questo ci deve mettere la faccia la Regione, non certo nemmeno i sindaci. Lei 2 anni fa, in occasione di una protesta, disse portare qui le ecoballe, i rifiuti, è una bomba ad orologeria. Ha purtroppo avuto ragione. Sicuramente, perché quella zona è stata sempre caratterizzata perché la Regione ci portasse i rifiuti. Come ha detto il vicepresidente Bonavitacola, hanno rimosso le ecoballe dopo che sono arrivati i rifiuti della Tunisia. La mia preoccupazione non era l'incendio, bensì era il percolato fino ad adesso, perché pensavo in una zona militare non potesse succedere questo perché era difficilmente accessibile. Ma ho avuto torto sull'incendio, però ragione sulla bomba ecologica, perché in primo momento si parlava di percolato, io ho avuto delle foto, delle immagini che il percolato andava nel fiume Calore e il fiume Calore va a Seile e va a mare, e quindi l'inquinamento non è soltanto di Altavilla, ma bensì tutta quanta la piana del Seile, e la bomba ecologica è scoppiata e ne stiamo pagando sicuramente le conseguenze, perché noi viviamo in quella zona e ne pagheremo le conseguenze noi e i nostri figli, e questo non è giusto, che per salvare la faccia a qualcuno ci deve rimettere la popolazione di Altavilla Silentina.